Bentornati cari followers, state pronti per esplorare l'ignoto. Oggi andremo ad osservare il meglio del meglio di questo giugno ricco di annunci, tra horror fantascientifici, vecchi ritorni e nuovi universi. Prima però di immergerci in questo paese delle meraviglie, vi consiglio di iscrivervi al canale e cliccare la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun contenuto come questo. Le tartarughe ninja sono tornate, e questa volta su Xbox Game Pass al lancio. Il ritorno dei beat'em up a scorrimento dopo il già grande Streets of Rage 4 è già di per sé una notizia soddisfacente, ma vederli splendere con un brand così famoso non può che emozionare. In un titolo arcade con massimo 6 giocatori che possono combattere insieme in co-op, ci troviamo davanti ad un titolo dalla colonna sonora clamorosa, che risulta divertentissimo ma anche tecnico allo stesso tempo. Shredder dunque è pronto a volerci affrontare, e i quattro fratelli mangiapizza hanno già impugnato le armi. Uscita fissata per il 16 giugno 2022. Uno dei picchiaduro più iconici di sempre cambia forma e passa dalla sua tradizionale origine ad un modernissimo stile underground. Street Fighter 6 colpisce subito per un'estetica fatta di graffiti, maturità e luci al neon, in quello che può essere definito come un capitolo rivoluzionario per il brand. Le intenzioni del team di Capcom erano quelle di ispirarsi all'incredibile Street Fighter 4, ma aprire le porte a nuove tipologie di fanbase. A partire da ciò, ecco che è stata introdotta una modalità narrativa, che sulla scia di capolavori come Yakuza o Shenmue, propone un sistema di combattimento più caotico, con visuale alle spalle del protagonista. In quello che sarà senza dubbio un mix tra competitività e puro divertimento, non possiamo che sperare in un ritorno in grande stile di un franchise che ha fatto la storia. Il fascino dei cartoni anni 30 resta un sempreverde nel mondo dell'intrattenimento, e Cuphead lo sa benissimo. L'avventura principale, da tempo disponibile sul mercato, ha già coinvolto milioni di player con la sua colonna sonora jazz beat unita agli stupendi boss di cui è composta, un mix tra oggetti ed animali antropomorfi. Necessario dunque un nuovo DLC, e a soddisfare la voglia di frappè e botte da orbi ci pensa The Delicious Last Course. In questa nuova esperienza impersoneremo Mrs. Kellis, una docile e pucciosa tazza nella sua scoperta di una nuova isola, in cui la brutalità degli avversari è proporzionale alla loro bellezza estetica. Ottimi giochi di luce e colori costruiscono un vero e proprio dipinto in movimento, ancora più frenetico rispetto all'originale, e con una verticalità che saprà addolcire i vostri cuori. Cosa succede quando unisci l'enigmatico mondo della pittura all'orrore più inquietante e disturbato? Cosa diavolo può andare storto in un connubio del genere? Tutto, se è Blue per Team a costruire la miscela. Questo nuovo capitolo del famoso brand horror vuole porsi come opera omnia di tutto il colossale percorso svolto dagli sviluppatori, atto a chiarire una trama composta da problematiche mentali, follie lovecraftiane e realtà parallele profondamente oniriche. Abbiamo visto poco del nuovo prodigio della casa di sviluppo di The Medium, ma siamo abbastanza convinti che potrà stupirci con uno sguardo più approfondito, anche solo per la magistrale versatilità dell'Unreal Engine 5. Tutto questo con la pesante ombra di un Silent Hill all'orizzonte e collaborazioni sempre aperte a tutto. Ah, il profumo di cadaveri al mattino, quel retrogusto di peste nel caffè. Che meraviglia! A meno che non odiate i topi. A Plague Tales Requiem è un sequel che rende più oscuro e caotico l'universo dell'originale A Plague Tale Innocence, soffermandosi sull'aspetto psicologico più profondo di Amicia e del suo piccolo fratellino. L'evoluzione dei comprimari è fin da subito evidente, anche solo guardando alla violenta costruzione del gameplay, adesso strettamente basato su balestre e pugnali, piuttosto che su strani intrulli alchemici. In questo action adventure dunque la posta in gioco si fa sempre più rischiosa, data una società medievale ormai degenerata, ricca di cavalieri sanguinari, orde di ratti pestilenziali e soprattutto un totale annichilimento dell'innocenza. La coesistenza tra le scene presentate di borghi distrutti, spiagge abbandonate, carceri e luoghi infernali non fa che introdurre ad un'opera cruda, anch'essa disponibile al lancio su Xbox Game Pass. Prima che urliate al solito remake, passate anche solo qualche minuto a contemplare le novità tecniche che Resident Evil 4 promette di mostrare a schermo. Volendo ampliare l'atmosfera del cult originale, lo shooter in terza persona descritto fa di tutto per puntare a toni cinematografici. Leon, Ashley e Ada sono tutti interpretati da modelli famosi sui social, che proprio per un legame forte con questo mondo sono riusciti a lasciar trasparire un'ampia immedesimazione. Uno stile oscuro preannuncia poche modifiche di trama, anche se molti fan sembrano aver già trovato alcuni collegamenti con Resident Evil Village. Allora, siete pronti a spaventarvi dal 24 marzo 2023? Chi non muore si rivede, e con l'intenzione di scrollarsi di dosso la terribile nomea di nuovo Half-Life 3.
Hollow Knight Silksong fa invece l'impossibile, essendo stato riesumato durante la conferenza Xbox e confermandosi come uno dei titoli in uscita al lancio sul Game Pass più importanti. Mettendo in mostra sinuose animazioni della cara Hornet, Tim Sherry ha incantato tutti con un immaginario naturale ricco di insetti, ma al contempo con elementi demoniaci abbastanza inquietanti. Spine, rovi e piccoli soldati costruiscono una gerarchia che nasconde molti segreti, in quello che si riconferma come un titolo dalla narrativa silenziosa, scandita solo dall'ottimo sound design. Nell'estate in cui tornano le leggende, non poteva di certo mancare il sequel di Dragon's Dogma. Agognato, atteso e desiderato dai fan, questo grande nuovo capitolo punta ad elevare il brand nell'Olimpo dei videogiochi, imponendosi come nuovo fenomeno di massa. Seppur il primo titolo potesse essere rappresentato come un successo di nicchia, la presentazione di questo nuovo fantasy è stata romantica e molto sentita, richiamando all'attenzione tutti i fan a 10 anni dall'esordio degli Arisen per imbastire un documentario su ispirazioni di base per i creator, come giochi di ruolo cartacei o addirittura mirabolanti aneddoti. Infine, la maglietta con il logo del sequel segna irrimediabilmente l'attuale epoca del medium. Non fatevi confondere dal nome, in quanto Final Fantasy VII Rebirth è a tutti gli effetti la seconda parte dell'operazione di remaking di quella che per molti è la migliore delle ultime fantasie. In realtà, le dichiarazioni svolte durante le celebrazioni per il 25° anniversario lasciano presagire ad una nuova saga, un reboot completo della trama di Final Fantasy VII, con non poche libertà rispetto alla sua prima versione. D'altronde, all'interno del trailer presentato si fa riferimento alla non morte di Aerith, nonché all'esistenza di più realtà, piani dimensionali e forse anche a qualche costruzione psicologica del Prode Cloud. Un annuncio che non può non far felice chi desidera nuove esperienze, e la promessa di elevare il titolo a prima grande esclusiva next gen di Sony è tanto incredibile quanto spaventosa, con il nome di Nomura che insicuro campeggia tra i titoli di coda. David Bowie cantava di un astronauta, un uomo in grado di viaggiare per universi infiniti, tanto meravigliosi da non essere in grado di descriverli. Noi, semplici videogiocatori, possiamo ambire ad osservare ciò che quell'astronauta ha scoperto, se tutte le promesse di Todd Howard su Starfield venissero rispettate. In quello che possiamo definire come uno dei più grandi giochi di ruolo sci-fi mai annunciati, la nuova epopea di Bethesda non può che essere fondamentale per il medium. 1000 pianeti esplorabili, una personalizzazione dell'astronave che supera i limiti del videogioco e sfora nella simulazione. Un mix di scienza e azione tra dogfight, sparatorie e analisi complesse, nonché una narrativa che promette di sorprendere grazie alle ispirazioni NASA Punk. Tutto questo è ciò che Starfield vorrebbe garantire, costruendo una space opera in cui i protagonisti non possiamo che essere noi. Io ho un unico desiderio per questo titolo, ovvero che sia in grado di riaccendere quella scintilla che solo i migliori mondi virtuali sono in grado di offrire. Allora, piaciuta questa top 10? Quali sono i giochi che attendete più in assoluto? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Da 4Gamers è tutto, passo e chiudo.